Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Oggi parliamo della storia dell'investitore più controverso della storia, George Soros. George Soros è considerato come uno degli investitori di maggior successo nella storia, ma al tempo stesso anche uno dei più controversi. In questo video cercheremo di analizzare i momenti chiave della vita di questo investitore, soffermandoci in particolare sulle dinamiche che hanno portato al tanto discusso successo. Partiamo dalle origini. È nato a Budapest, in Ungheria, il 12 agosto del 1930, in una famiglia ebrea. Soros sopravvisse all'occupazione nazista dell'Ungheria e nel 1946 emigrò con la sua famiglia in Svizzera a causa del persistente antisemitismo post-bellico. Un anno dopo si trasferì nel Regno Unito, dove poi si laureò alla London School of Economics con un master in filosofia. Dopo gli studi svolse diversi lavori, dal cameriere al venditore di souvenir. Solo nel 1954 si presentò l'opportunità di entrare in finanza grazie alla Singer e Friedlander Bank. L'approdo di Soros all'interno del mondo della finanza fu di basso profilo. Iniziò come dipendente, ma grazie al suo talento scalò le posizioni fino al dipartimento di arbitraggio. Il talento di Soros non passò inosservato e, su raccomandazione di un collega, presentò domanda per entrare nella società di brokeraggio F.M. Meyer negli Stati Uniti. La domanda fu accettata e gli permise di fare il grande salto a New York nel 1956. Qui Soros si specializzò nell'arbitraggio, oltre che nell'analisi del mercato azionario europeo, in rampa di lancio per il boom post-seconda guerra mondiale. 3 anni dopo, Soros passò alla Wertheim & Co., dove, oltre a rimanere analista per il mercato del vecchio continente, si focalizzò ad elaborare la cosiddetta teoria della riflessività dei mercati, al fine di spingere le motivazioni dietro alle fluttuazioni di mercato. Nel 1963 viene assunto dalla Arnold & Sons Blackrother nel ruolo di vicepresidente, in coincidenza di un cambiamento nella normativa statunitense in cui venivano applicate limitazioni alla negoziazione di azioni europee. Nel 1969 diede vita al suo primo hedge fund, Double Eagle, in collaborazione con l'Arnold & Sons Blackrother. Soros e il suo partner, Jim Rogers, avevano una quota di capitale proprio, da cui riscuotevano sia i loro rendimenti che una percentuale dei profitti complessivi del fondo. I profitti furono così elevati che un anno dopo poté creare il suo secondo fondo, il Soros Fund Management. Nel 1973 poi trasformò Double Eagle creando il noto Quantum Funds, il quale sarebbe entrato nella storia un paio di decenni dopo. Il 16 settembre 1992 George Soros, tramite un'operazione speculativa, entrò nella storia come colui che distrusse la banca centrale inglese. Ma com'è possibile? La Bank of England, che ai tempi era meno indipendente dalle scelte governative, si rifiutava di aumentare i tassi di interesse a livelli degli altri paesi europei, e ciò spinse Soros a ritenere la sterlina sopravvalutata. Visti i tassi troppo bassi, infatti, le attività finanziarie denominate nella valuta d'oltremanica erano meno redditizie di quelle detenute dagli investitori in altre valute europee. In altre parole, la scommessa di Soros dipendeva dal fatto che la sterlina era sopravvalutata e che il governo britannico alla fine sarebbe stato costretto a svalutarla. Soros iniziò ad acquistare marchi tedeschi e a vendere sterline, scommettendo che la sterlina avrebbe quindi perso valore. Le scommesse di Soros diventarono sempre più grandi, al punto che la Bank of England fu costretta ad intervenire nel mercato per sostenere la sua valuta. La Bank of England alzò i tassi di interesse al 15%, ma ciò non ha fatto molto per fermare la caduta della sterlina sotto costante pressione. Per il resto della giornata i tassi di interesse vennero spostati 3 volte, per poi assestarsi al 12%. Quel giorno il governo britannico spese complessivamente 29 miliardi di dollari nel tentativo di rallentare la scomparsa della propria valuta. Nel mercoledì nero la sterlina ha raggiunto il minimo storico rispetto al marco. La Bank of England fu costretta ad abbandonare l'Exchange Rate Mechanism, gli accordi europei per ridurre la variabilità del tasso di cambio tra le valute dell'Unione Europea, e a consentire alla sterlina di fluttuare liberamente. Ciò causò un ulteriore calo della sterlina e Soros realizzò un profitto stimato di oltre 1 miliardo di dollari. Un attacco analogo avvenne anche nei confronti della lira italiana. L'Italia, indebolita dalle pesanti politiche assistenzialistiche intraprese nei decenni precedenti, subì una svalutazione di circa il 7%. La borsa di Milano crollò, meno 5% dell'indice a fine giornata, perdendo circa 6.700 miliardi di lire, circa 3,35 miliardi di euro, in una sola giornata. Andiamo adesso a vedere lo stile di investimento di Soros. Il suo approccio ai mercati finanziari è un mix di analisi, intuizione e capacità di adattamento alle dinamiche in evoluzione dei mercati. Soros è anche noto per la sua notevole competenza nell'analisi macroeconomica. Utilizza la sua comprensione delle dinamiche economiche globali per individuare inefficienze di mercato ed opportunità di investimento. Un elemento chiave nello stile di investimento di Soros è il ruolo dell'istinto.
Come dice lui stesso, non si limita infatti a seguire modelli puramente analitici, ma ascolta anche il suo istinto e le sue sensazioni fisiche. Si dice che nel prendere decisioni di investimento si basi anche su specifici fattori come il mal di testa o il mal di schiena. Una delle caratteristiche distintive dell'operatività di Soros sono le operazioni speculative. Tramite manovre di mercato di notevole dimensione, come lo short selling, ovvero la vendita allo scoperto, sfruttando le sue importanti risorse finanziarie, cerca di influenzare l'andamento dei mercati. Due elementi teorici distintivi che caratterizzano lo stile di investimento di George Soros sono la riflessività. Ha introdotto il concetto di riflessività nella sua strategia di investimento. Questo approccio implica che i prezzi degli asset non riflettono solo informazioni oggettive, ma sono influenzati anche dalle percezioni e dalle convinzioni degli investitori. Soros sfrutta il feedback del mercato per cercare di capire come questo valuti gli asset. Secondo, metodo scientifico. Sviluppa una strategia iniziando con investimenti più piccoli al fine di testare le sue teorie. Se la teoria sembra confermarsi con l'andamento del mercato, aumenta gradualmente le dimensioni delle sue posizioni di investimento. Al contrario, se la teoria è contraddetta, evita di aumentare gli investimenti. Questo approccio mira a massimizzare l'opportunità di guadagno riducendo il rischio quando le previsioni non sono supportate dai fatti. Il portafoglio del Soros Fund Management al 31 dicembre 23. In funzione delle sue principali posizioni, vedeva Splunk come principale partecipazione, seguita dall'ETF sul Russell 2000. Dopo aver donato parte della propria ricchezza in beneficenza, oggi il patrimonio di Soros risulta ammontare a circa 7,16 miliardi di dollari, rendendolo la 375esima persona più ricca al mondo, secondo la classifica di Bloomberg. Il nome di George Soros è un emblema ed una leggenda nel mondo della finanza e, come qualsiasi personaggio iconico, ha dei seguaci e dei detrattori. Alcuni lo etichettano come vile e ambizioso, mentre altri sostengono che abbia semplicemente colto le opportunità che ha visto. Al di là delle polemiche, Soros è un importante filosofo ed economista. È inoltre un punto di riferimento per le valutazioni e previsioni in ambito economico-finanziario. Non mancano sue considerazioni ed analisi sui principali fatti della cronaca monetaria. Infine, Soros è noto per la sua attività di filantropia. Basti pensare che in totale ha donato quasi la metà della sua fortuna a varie cause sociali, come il finanziamento di borse di studio in molte università di tutto il mondo. Soros è infine un noto sostenitore delle cause politiche progressiste e liberali statunitense ed elargisce donazioni a tal fine attraverso la sua fondazione, la Open Society Foundations. Qualsiasi sia l'impressione che la figura di George Soros suscita in ciascuna persona, è indubbiamente un punto di riferimento di Wall Street e del mondo finanziario in generale. Spero che la storia di Soros sia stata interessante. Se ci fossero dubbi o domande, puoi farle nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ti ringrazio per l'attenzione.